Ciao, sono Milena Nosari e questo è il mio canale YouTube dedicato all'arte del 3D. Ti propongo un esercizio molto semplice e divertente con Blender, le proprietà fisiche del Rigid Body. Faremo cadere delle sfere in una ciotola, la ciotola avrà la sua animazione e le sfere seguiranno l'animazione della ciotola. È davvero molto semplice. Ma prima di iniziare con il tutorial, se avete già visto il mio canale o seguite i miei tutorial e non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi e attivate le notifiche. Ora, buon tutorial a tutti, e soprattutto buon Blender a tutti! Bene, ora aprite un nuovo file di Blender. Io sono nella versione 4.0. Premete 1 per portarvi in vista frontale e cancellate il cubo, quindi selezionatelo, tasto sinistro del mouse Delete oppure X dalla tastiera e cancellate il cubo. A questo punto inseriamo per fare la ciotola una sfera, quindi Add oppure Shift A da tastiera, Mesh, UV Sphere. Ovviamente così è troppo grande perché sappiamo che di default ha raggi di 1 metro, ma possiamo fare anche 28 centimetri. A 32 va benissimo, Rings 16 va benissimo, la teniamo così com'è. Ricordiamoci sempre di applicare la scala, quindi Object, Apply Scale e Object Set Origin to Geometry. Entriamo ora in Edit Mode, possiamo farlo da qui, da Object Mode oppure premendo Tab sulla tastiera. Entriamo in Edit Mode e creiamo la nostra ciotola. Sarà una ciotola davvero molto semplice, quindi non troppo complicata, poiché è a scopo dimostrativo e formativo più che estetico. Ora attiviamo la X-Ray, entriamo in modalità facce, Select Mode Face, e andiamo a selezionare la metà superiore della nostra sfera. Assicuriamoci di aver selezionato tutto benissimo. Ripremo 1 per portarmi in vista frontale, Canc sulla tastiera e vado ad eliminare le facce. Rientro in Object Mode e tiro su la sfera. Quindi GZ possiamo anche tirarla su e la porto più o meno qui, alla base dove c'è il pavimento. Ora alla sfera andiamo ad applicare qualche modificatore, quindi entriamo nel pannello dei modificatori e andiamo a scegliere prima di tutto un subdivision, lo portiamo a 2, non applichiamolo ancora per il momento, lasciamolo così com'è e andiamo ad inserire anche un solidify. E come spessore andiamo ad inserire 0.003. A meno 1 lo lasciamo così perché va bene, Rim Fill va benissimo, non tocchiamo il resto dei setting. Per il momento lasciamo entrambi i modificatori così come sono. E andiamo anche ad inserire un plane, quindi Add oppure Shift A dalla tastiera, Mesh Plane, per fare un ripiano. Ok, così va bene. Non andiamo a scalarlo, lasciamolo pure così com'è. Ora nell'outliner andiamo a creare la collection degli oggetti che faremo cadere nella ciotola. Aggiungo una nuova collection e la richiamo sfera. Per il momento vado ad inserirne una sola, quindi Shift A oppure Add Sphere. La vado a scalare perché deve cadere nella ciotola, la tiro un po' più in su, GZ. Vediamo, per il momento così potrebbe andare bene. Poi vediamo se ingrandirla oppure scalarla ancora un po'. Per abbellirla possiamo andare ad applicare anche uno shade smooth. Non vado ad inserire modificatori per questa sfera, quindi non farò un subdivision. Va benissimo così. Però per la sfera posso anche applicare uno shade smooth. È giunta l'ora di applicare un po' di proprietà fisica agli oggetti. Clicchiamo sulla sfera, entriamo nel pannello delle Physics Properties e andiamo a cliccare su Rigid Body. Il nostro modello dovrà essere per il momento un Rigid Body di tipo passivo. Andiamo a applicare come shape la mesh, poiché andiamo a dire a Blender di utilizzare la sua forma così com'è nella sua interezza per andare ad interagire con le sfere. Per quanto riguarda source mettiamo base perché non deve andare a modificare. Per il momento non tocchiamo nessun altro setting. Andiamo ad applicare un rigid body anche per il plane, poiché se le sfere cadranno fuori dalla ciotola, molto probabile, andranno a rimbalzare sul piano.
e non attraverseranno il piano, cosa che non è molto bella da vedere. Quindi clicchiamo sul nostro plane, rigid body, passivo, andiamo ad utilizzare in questo caso mesh, base, e lasciamo tutto così com'è. Clicchiamo ora sulla sfera, entriamo nel pannello delle rigid body, in questo caso deve essere attiva. Allora, per quanto riguarda il peso, prova a dargli un 30 grammi. Vediamo se funziona. Dynamic, deve essere dinamica. Per quanto riguarda però lo shape, la forma, andiamo ad utilizzare sfera perché è la forma più indicata per la sfera, appunto. Potevamo anche utilizzare mesh, fate degli esperimenti perché funziona anche con mesh, però tende a rallentare un po' l'animazione perché Blender deve fare più calcoli se deve utilizzare tutti i suoi vertici e tutti i suoi poligoni. Quindi per il momento utilizziamo come forma la sfera perché va ad alleggerire il tutto, ma la fa interagire nella sua forma base nel modo più corretto. Non andiamo a toccare per il momento gli altri setting. Cosa succede se ora premo play? Ed ecco che la sfera cade correttamente nella nostra ciotola. Però dobbiamo fare attenzione ad una cosa: una volta che la sfera è caduta nella ciotola, dobbiamo prestare attenzione al fatto che la mesh non fuoriesca dalla ciotola, perché a volte succede. Vado a cancellare un attimo il plane dalla vista e verifico se nella sua animazione non ci sono fuoriuscite di mesh. Eccola qua, vedete? Si può vedere chiaramente, quindi la sfera cade correttamente nella ciotola ma tende a fuoriuscire. Questo è un particolare dettato allo shape della sfera. Capita anche utilizzando mesh, ma con gli oggetti a sfera ho notato che c'è più possibilità che fuoriescano dagli altri oggetti con il rigid body. Quindi un piccolo trucchetto che io consiglio è quello di modificare un parametro nella ciotola. Clicco sulla ciotola, entro nei modificatori, clicco su Solidify perché il parametro da cancellare è in Solidify. Il thickness è 0.03 mm. Quando succedono cose di questo tipo e le mesh nel rigid body non funzionano correttamente e tendono a fuoriuscire un pochino, bisogna mettere questo parametro negativo, quindi meno 0.003. Ed ecco che si risolve il problema. La sfera cade nella ciotola, ha anche una buona aderenza, come potete vedere dalla visione wireframe, ma non fuoriuscirà dalla ciotola. Riattivo il plane e ora posso andare a giocare, una volta che ho avviato la mia animazione, con i parametri della sfera. Prima di andare a duplicarle, innanzitutto vado a cambiare la mia animazione, da 250 imposto in 150, e vado ad impostarlo anche nella cache. Ma dove si trova la cache? In questo caso nel rigid body. Non si trova nelle proprietà fisiche della ciotola, non si trova nelle proprietà fisiche della sfera, si trova in Scene Properties. Perché in Scene Properties, per quanto riguarda Rigid Body e solo in questa particolarità, abbiamo la cache nella sezione Rigid Body World della Scene Properties. Quindi clicco su cache e vado ad impostare anche qui un 150. Non faccio ancora per il momento il bake, torno indietro nell'animazione e ora vado a giocare un po' con i parametri della sfera. Voglio che sia leggera, voglio che scivoli correttamente nella ciotola, voglio che abbia anche un bel effetto rotatorio e ondulatorio, poiché dopo andremo ad applicare un follow puff alla ciotola. Quindi active 0.03, surface response come frizione. Andiamo a abbassare la frizione, provo un 0.3, bounciness è l'effetto di rimbalzo, proviamo un 0.001 o anche un punto, anche 0.010. Non vado ad attivare il collision margin, la ciotola ha una frizione di 0.5, proviamo a lasciarla così com'è. Non vado ad attivare un effetto di rimbalzo nella ciotola, proviamo ad andare ad aumentare un effetto di rimbalzo, 0.030, abbassiamo a 0.050. Ora con Alt D andiamo ad inserire altre sfere, ma invece di fare Shift D vado a fare Alt D, clicco sulla sfera, Alt D, e vado ad inserire un po' di ciotole. Quante? Vediamo così, ok. Sono 6 sfere, premo play, va bene.
cadono correttamente nella ciotola, verifico che tutte non fuoriescano dalla mesh della ciotola, importante. Ok, poi vedremo più avanti di andare a ritoccare l'effetto di rimbalzo e la frizione. Bene, siamo quasi giunti a metà del nostro file, ricordiamoci di salvare sempre, o almeno salvare ogni tanto, e andiamo ad inserire il follow path, perché questa animazione non è finita qui. Questo esercizio consiste nel far muovere la ciotola e le sfere dovranno seguire l'andamento rotatorio della ciotola. In questo caso andrò ad inserire una curva e un constraint alla ciotola. In Sheen Collection vado ad inserire Add Mesh, in questo caso però nella sezione delle curve un cerchio. È troppo grosso per i miei gusti, quindi S lo scalo. Vediamo se mi va bene questa dimensione, posso sempre ritoccarla in qualsiasi momento. Seleziono la ciotola in Object Mode e vado a prendere in constraint il follow path, eccolo qua, follow path. Come target andremo a scegliere la nostra curva di Bézier, che io lascio nominata così, però potete chiamarla in qualsiasi modo, quindi Bézier Circle. Non preoccupatevi se la ciotola in questo momento si comporta così, è normalissimo perché gli abbiamo appena applicato un constraint. Premo 3 per portarmi in vista laterale e vado a tirar su la ciotola con GZ. E vedo che ha questa linea blu tratteggiata. Questa linea blu tratteggiata indica che è legata alla curva di Bézier, esattamente nel suo punto di inizio. Blender lo posiziona lì sul punto di inizio. Se io seleziono la curva ed entro in Edit Mode, vedo come è fatta e vedo che in questo preciso punto è l'inizio della curva di Bézier e la ciotola è stata legata qua. Non la posso lasciare così in alto, ovviamente, quindi la vado ad abbassare in vista laterale, vado ad abbassarla insomma dove tocca il piano più o meno, e vado anche a dire a Blender Fixed Position, fissa la posizione in questo esatto punto al keyframe numero 1 della timeline. E al keyframe numero 1 della timeline vado anche a cliccare su questo pallino che si chiama Animate Properties e si attiverà un keyframe nella timeline sul frame numero 1. Significa che io ho cominciato a dire a Blender di avviare una possibile animazione, ma non è conclusa qui. Ovviamente se premo play non succede niente, anzi le sfere vedo che si comportano comunque correttamente anche con i plane, perché al plane è stato attivato appunto un rigid body di tipo passivo. Mi porto ancora in vista laterale premendo 3 dalla tastiera, posto il mio selettore nella timeline all'ultimo keyframe e da 0 imposto il massimo valore, cioè 1. 1 vuol dire che dico a Blender di far fare un giro completo alla ciotola sul suo follow path. L'abbiamo visto, rifisso il keyframe ricliccando su Animate Properties, fatelo anche voi, e ora se torno indietro e avvio play, la mia ciotola si muoverà correttamente lungo il suo follow path. Non preoccupatevi perché adesso andiamo a sistemare sia le sfere che la ciotola. Ritorno indietro al keyframe numero 1, mi porto in vista laterale premendo 3, posso spostare le ciotole in qualsiasi momento dell'animazione poiché io mi trovi al keyframe numero 1, le seleziono tutte, le sposto, anche le sposto un po' più in alto e per diversificare l'animazione le sposto anche leggermente in modo da far avere delle posizioni diverse a ciascuna delle sfere. Questa penetra, quindi va bene, questa la lascio qui. Okay. Benissimo, ora premo play, cadono all'interno della ciotola correttamente, ma rimangono in quel determinato punto. Non c'è nessun errore, è normalissimo. Manca semplicemente un fattore, è nelle proprietà fisiche delle ciotole, perché sia la ciotola che le sfere si comportano correttamente, ma manca una cosa. Se io entro nelle Physic Properties della sfera cliccando su questo simbolo, noto che è passivo, ha una sua animazione, ma Blender non riconosce che ha una sua animazione. È così, sembra strano, ma è così. Devo andare a dire nel pannello del rigid body della sfera, della ciotola, che è anche animata. Quindi non è un oggetto passivo che rimane fermo, è un oggetto passivo che si muove, al quale è stata applicata un'animazione. A questo punto Blender riconoscerà che la ciotola ha un'animazione e la farà comportare di conseguenza insieme alle sfere. Premo play,
Le sfere cadono correttamente nella ciotola mentre la ciotola si muove. Questo è l'esercizio, però noi vogliamo divertirci, vogliamo dare alle sfere un po' più di rimbalzo e vogliamo anche aumentare la velocità della ciotola. A questo punto, sempre al keyframe numero 1, diminuisco un po' e scalo la mia curva, riporto in alto la ciotola. Tutte le volte che si modifica la curva bisogna ricordarsi di spostare la ciotola nel punto esatto di inizio. Le sfere sono a posto, sto controllando, premo play, ok. Benissimo, ora andiamo a divertirci con i parametri del rigid body. Diamo un po' più di movimento. Innanzitutto la ciotola non mi va bene che fa un giro solo, voglio che faccia più giri, proprio per dare l'idea della centrifuga, dove sono le mie sfere, sono dentro. Allora, se io porto da 0 a 1 vuol dire che io voglio far fare un giro solo completo alla ciotola. Ne voglio far fare 3, vediamo cosa succede. A questo punto ho modificato il valore, è cambiato anche il colore dell'offset factor perché mi indica che ho modificato qualcosa ma non l'ho rifissato. Devo premere I, a questo punto ritornerà ad essere verde e mi indicherà che il valore è stato fissato correttamente. Premo play e vedo che già funziona, guardate, ecco, mi va bene anche così, volendo sì. Guardate come le sfere cadono nella ciotola, rimbalzano correttamente e seguono l'andamento ondulatorio della ciotola. Provate a farlo anche voi a casa, divertitevi a farlo con le sfere oppure con altri oggetti, magari delle caramelle, dei chicchi di caffè. A questo punto voglio un po' esagerare, metto il valore a 5, gli faccio fare 5 giri completi. Mi ricordo di rifissare però il valore, occhio, torno indietro ed ecco, più veloce andrà. E più le sfere, anzi, a questo punto è anche divertente, fuoriescono proprio perché rimbalzano in modo corretto e seguono l'andamento della ciotola. Bene, l'animazione è fatta, ricordiamoci di salvare e avete creato questa animazione con il rigid body di Blender, facendo cadere delle sfere nella ciotola, animando la ciotola e facendo in modo che le sfere seguano il movimento ondulatorio della ciotola. Riportiamo a 3, dai, ho deciso che meglio 3. Mi piace di più. Adesso abbiamo un bel andamento ondulatorio, le sfere non cadono fuori, ma abbiamo reso l'idea della nostra animazione. Ora non ci resta che applicare i materiali e dopodiché andate a fare il render. Prima di fare il render potete fare il bake, non è in questo caso essenziale poiché a me capita di fare dei render di questa animazione senza neanche fare il bake.